Ha fatto scalo nel porto di Napoli l'Oasis of the Seas, la nave da crociera della Royal Caribbean più grande del mondo, un gigante del mare lungo 362 metri con circa 7.000 passeggeri che oggi si sono riversati in città insieme ai turisti delle altre due navi ormeggiate al Beverello. Per loro un'accoglienza speciale organizzata dal Comune di Napoli e dall'associazione Sii Turista della tua città, che ha distribuito agli ospiti fiori e brochure sull'offerta turistica cittadina. È un discorso generale che noi facciamo in risposta ad un cospicuo flusso e ingente flusso di turisti che ormai da un anno sta contornando le strade di Napoli. Vogliamo creare non un'eccezione ma un sistema di accoglienza da un punto di vista qualitativo e da un punto di vista quantitativo. Quindi ci strutturiamo per creare maggiore anticipazione, maggiore coordinamento, maggiore programmazione in sinergia con tutti gli stakeholder della città, dai presidenti delle municipalità alle attività commerciali, a tutti gli attori ovviamente che possono condividere con noi e aiutarci ad un lavoro che sia proiettato verso una ricezione sempre più qualitativa dei nostri turisti. Sono tre gli itinerari messi a punto dagli assessorati alla promozione della città e al turismo, due in centro di tipo artistico e culturale, da Piazza Municipio al Castel dell'Ovo e dal Duomo a Piazza del Gesù, ed uno panoramico alla scoperta della collina del Vomero. I percorsi, studiati in base alle ore di visita a disposizione, prevedono anche eventi musicali e degustazioni di prodotti locali e si concludono a bordo nel pomeriggio con il concerto degli Arteteca, che coniugano diversi stili musicali con la canzone classica napoletana.